Adesso diamo la parola al nostro produttore. Allora, caro Mirko, vogliamo farti una premessa prima del video. Questo video è stato preparato in pochissime ore, circa 4-5 ore, tutte oggi, e questo mi dispiace. E quindi ti preghiamo di perdonare qualsiasi errore video, audio, transizione, testo, qualsiasi cosa. Ricorda che questo video, abbiamo Manuel che ci fa Veramente? Veramente? veramente. Ricorda che questo video l'abbiamo fatto con il cuore, l'abbiamo fatto perché ti vogliamo bene, infatti vedete siamo io, Gianvito, Sugamele, ci ha aiutati Peppe, Sebastiano, Michele, Sciacca, non li elenco tutti, siamo moltissimi. Dai, accorciamo e diciamo avanti con il video. Siamo qui per raccontarvi una storia. La storia di 8 ragazzi che arrivati al giorno del compleanno del loro migliore amico ancora non avevano nemmeno iniziato a preparare il video che di consuetudine si faceva per tutti i 18 anni. Ma partiamo dall'inizio. Partiamo da quando questi ragazzi hanno iniziato a fare il video. Buonasera, sono l'inviato numero uno Gianvito. Siamo qui al vecchio Marchese, anzi al Baglio vecchio Marchese. Non ho purtroppo il mio fedele compagno, anzi il mio fedelissimo compagno ad assistermi, poiché oggi sappiamo che è una giornata speciale per lui, poiché compie 18 anni e si piglia giustamente ogni anno di ferie e me la sto solo. Ma non preoccupatevi, ho qualcuno che lo sostituirà, un grandissimo pezzo grosso, ma proprio di alti livelli. Oh, ma che cazzo fa? Scusa. Arrivo subito. Aspetta che arrivo. Vabbè, grazie, non mi preoccupare. Facciamo affare, beh. Ora andiamo a intervistare i genitori di Mirko. Forza, andiamo. Andiamo a intervistare il fratello di Mirko. Peccio, bello! Nikon! Peccio, per favore, va! Di quando è che ha fatto 18 anni non vuole lavorare più! Ci ha lasciati soli qua! Mind. Ma quando eri Nico ci combinaste qualche cosa? Non mi ricordo, un po'. Ah sì, quando ero piccolo! Lo voleva acchiappare allo spinto, si è rotto il naso. Povero Mirko. Vabbè dai, piccolo errore di percorso. Ha fatto vili Mirko, va. Compa vero, non vuole lavorare più. Ora facciamo la domanda a zio Paolo. Al capo del pizzaiolo. Forza, zio Paolo, com'è Mirko? Come lavora? È un grande ragazzo che ora per 18 anni diventerà un grande pizzaiolo. Forse. Ci attacca così. Diventerà un grande pizzaiolo. Senza forza. Allora, adesso intervistiamo la responsabile del vecchio Marchese, Rosanna. Com'è Mirko? Mirko è una persona speciale. Una delle migliori qualità? La migliore qualità è che è un grande lavoratore e che è il pizzaiolo più bravo e più bello della provincia di Trapani. Adesso andiamo a intervistare i genitori. La mamma, dai. La mamma e il papà.
La prima parola che ha detto Mirko? Brum! Vogliamo Torino! C'è una spiegazione plausibile per l'odio al cioccolato? Sicuramente appreso dalla madre. So cosa ha preso fino a stura. Qual è il suo grande sogno nel cassetto? Il mio quello di Mirko. Quello di Mirko. Dando un bambino. L'aereo, la nave. Dando un bambino, ormai ama il mare in maniera affetata, per cui le piace qualsiasi cosa purché sia al mare. Barche, pesca subacquea, qualsiasi cosa è venendo al mare. La sua prima uscita in barca? La sua prima uscita quittava 4 kg di piscirre. Buono, allora amico, allora diciamo un simbolo. Qual è la sua grande passione e con chi? Io penso che la sua grande passione sia quella di sempre portarsi una bevenda e ne buttare sulla a mare, che sicuramente capa e falla, ovviamente. Va bene. L'umore della mamma non è a cui sei giurita vestita, facciamo giro di mamma. Dire che stava registrando. Qualche specialità di Mirko. Un augurio speciale adesso facciamo. Un tanti auguri per il suo 18° compleanno. L'augurio più grande è quello che ci possiamo fare, è quello di realizzare i suoi sogni. Auguri! E di diventare un grande imprenditore, così può realizzare tutti i sogni che vuole. Wow! Certe notti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. E sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male. Quando ce n'è, come si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti sono notti, o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre. Smettere, smettere mai.
stare soli, certe notti qui, chi si accontenta gode, sei così, certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario, prima o poi, certe notti qui. Quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Vuoi si può restare soli, certe notti qui, chi si accontenta gode, sei così. Il video mi lasciavo solo, che c'è un video di Mirko di fare, mi lasciavo solo. Cioè, come si fa? Se non in vacanza in Hawaii, ma come si fa? Ma chi ci so cos'è? Un pescatore su, a facciata di frazzitta. Un invecchio? Sì, che serata che c'è, oh. Che bella. Che bella serata, vero? Ma come te la stava a bruciare? Sei a caso. Speriamo come amare. No, vedremo. Buono mi pare, ah. A me amore, buono. Sai, buono. Buono mi pare, piglia i canne, tu. Piglia queste cose, no? Che pigliare? I canne, piglia i canne. Sicuro? Piglia canne. Oh, che sta canne? Canne di pesca. Canne di pescare. Capisci? Ma te, io ho questa canna. È mo stesso. È mo stesso. Piglia canne. Queste cose mi ci accoppare. Che peggio. Oh, piccio, amore, che va a fare? Va a pescare. Toccano un poco? Toccano. Sì. Toccano un poco. Lì ancora. Oh! Che fai lo? Che fai? Dali a. C'ho la canna se ruppe, piccio. Ma no, ma sei andato a fare, cielo. Ma no. Che fai? Ehi, lui ha detto, piccio. Ma pure tu ti ci metti a casa. Ma no, come fare ora? La canna non puoi capo, Bastiano. La canna. Vabbè, non mi preoccupate, piccio. Non mi preoccupare, c'è Mirko che l'aggiusta, arriva devono aggiustare a Federico. Mi ha scritto, oh, Mirko ruba il ripara, cioè. Ma male, ma vuole c'è Mirko. Oh, invece, mi ha trovato l'audio pescatura, vai che te c'è un auguri a me. Auguri, Ricky. Auguri, zio. Auguri, ruba il ripara. Ma un bel giorno, a uno dei ragazzi, uno dei due presentatori, è venuta in mente la felice idea di andarsene in vacanza alle Hawaii. Vediamo com'è andata la vicenda. Hawaii. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. No, è triste che sono alle Hawaii. Senti qua, Manu, vedi?
quello no, prendilo tu. No, beh, un pozzo vendere. Ma quando? Stasera è? Vabbè, beh, fai tutte le cose tu. Vabbè, poi a Mirko ci faccio sacare un buono, va, un po' di tempo. Va bene. Ciao, beh, ti raccomando, eh? I soldi metto io, ti raccomando. Ciao. Sì. Momo, va a pigliare le tue cose di vivere, va. Va bene, padrone. Che è sta cosa? Non lo so, amico, tu avevi detto questo. Ma cammina, ma tu questa cosa pure va. Ma dimmi, ma chi ti detto fuori, cammina va. Minchia, amico, tu mi rendi minchietta, amico. Cammina. Questo è quello che abbiamo preparato per te. Adesso vedremo fuori onda. Buona visione. Io poi ti Allora, Fele, ora per fare sto video di Mirko, tu ti metti dopo un eccesso cosa bianco, una canna, e senti dai che... Mettiamo nel caldo. Fabio. Mettete il caldo. Aspetta, neanche però caccia la luce. Cioè, mettete il caldo. Mettete il dopo. Aspetta. Camina. Ora la ma fai. Sì, ora la mi fare un video. Vabbè, però. Io ora la mi fare. Vai. Camina. Stavo da vita, ho sbagliato. Come vuoi che fai? Faccia, guardiamoci questo. Mi ha tu cuoio di ripagherà che la palle vici mucca.